Ciao Alessio, parlaci un po' di te, quanti anni hai, da dove vieni, da quanto campi? Allora, ho quasi 10 anni per riuscire a dirtelo. Poi sono nato a Chiari e adesso vivo a Castel. Canto da un anno. Bene, benissimo. Suoni qualche strumento oltre a cantare? Sì, la chitarra. Classica o elettrica? Classica. Classica. Sei un po' agitato? No. È tranquillissimo, è tranquillissimo. Alessio è venuto col suo papà, che canta anche lui, e che la settimana prossima registrerà un nuovo programma che si chiama La Rotonda sul Mare, quindi sono venuti insieme. Bene. Qual è il tuo cantante preferito, Alessio? Tiziano Ferro. Ecco. Hai mai Ecco. visto qualche suo concerto, magari? Ma certo ad Assago. E poi questa settimana sei andato in un altro concerto, mi Ah, pare. Ho visto su di Facebook Renga. di Renga. Mercoledì. È bello, ti piace andare ai concerti? È bello, ci si diverte, è anche istruttivo poi per chi piace cantare, no? Vedi il tuo idolo sul palco, come fa, come canta, come si muove. Benone. Hai fatto altri concorsi oltre a questo? Sì, lo Zecchino di Villatico. Zecchino di Villatico. Benone. Allora, io mi sono segnata che tu hai cantato nei locali di karaoke già da quando avevi 4 anni. Quindi insomma sei già ben pratico. L'anno scorso sei entrato a far parte di un coro, Chissà, il piccolo ecco, Accademia di San Bernardino. perfetto. Invece da quest'anno hai iniziato delle lezioni di canto private e delle lezioni di chitarra classica, appunto come hai detto già Paolo. Chi è la tua insegnante? Se ti ricordi, Allora, perché uno magari la chiama solo per nome e non di si ricorda. canto Anna Parma, di chitarra, quello non me lo ricordo. Vabbè, ce lo dirai la prossima volta, eh? Ce lo dirai la prossima volta. Appunto, in questo zecchino di Villatico, il tuo papà mi ha detto che hai dimostrato delle grandi doti perché c'erano altre concorrenti che avevano più esperienza di te, quindi comunque tu, insomma, sei stato apprezzato. Insomma, abbiamo già detto tanto. Siete una famiglia di canterini perché canti tu e il papà. La mamma canta? No? Non così tante volte. Ok, meglio così perché sennò troppi, eh? Va bene. Allora, giuria, 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 parliamo un po' noi. Come sta andando questa settimana di Olaf? Beh, intanto oggi canzoni molto, molto vivaci. Sì. Loro sono tutti preparati, non vedono l'ora di esibirsi, anziché Sono più essere. piccolini Sono degli più Olaf piccole, di ma. settimana scorsa, Sì, che erano già ragazze. assolutamente. Comunque poi mi svelerete come avete fatto a essere ammessi al Sestino d'Oro. Io ho fatto domanda, ma Giusy non capisco per quali parametri non sono stato accettato. Io qualche dubbio ce l'avrei. Spiegherete Sì, perché dopo. Alessandro vuol fare tutto come, cioè vuole essere dappertutto come il Sì, infatti, prezzemolo. è un poco Eh? protagonista, diciamo. Sì. Puoi venire a presentare con me, dai, prossimo Ecco. anno. No, la Poi Giusy facciamo una una parte canzone te la insieme. trova, la Giusy una parte te la trova. È vero, è vero, è vero. Presentare con me prossimo anno? È una canzone? Voleva Sì, è cantare. una Sei canzone, ho troppo grande per detto. il Sestino, puoi fare solo Ospite, l'ospite, l'ospite, eh? il presentatore. È il presentatore. Ascolta Alessandro, tra tutti i tuoi progetti e quello, qual è quello che sei più affezionato, che ti ricordi con maggior affetto? Briciole, una delle prime canzoni con il quale mi sono presentato a un pubblico più numeroso, per la quale poi mi hai conosciuto tu perché avevo chiesto di esibirmi a Casa Applausi e sono stato ammesso, ma ci sono affezionato perché comunque prima, da allora, avevo proprio paura del giudizio della gente. Io stesso, quando mi riascoltavo dopo le registrazioni in studio, non mi piacevo.
Quando ho avuto il riscontro positivo della gente ho cominciato a pensare, forse devo smettere di giudicarmi e aspettare che siano gli altri a valutarmi. Quindi sì. È stato insomma la chiave d'apertura per il mondo a cui adesso un po' appartengo. Sì, mi hai sempre detto che non ami le gare. Assolutamente. E infatti quest'anno hai avuto anche un pochino di difficoltà con Premiatissimi. Però tutto fa, nel senso anche un professionista come te, vedi ogni persona ha le sue paure, incertezze, no? E in parte le hai un po' superate, o no? Questa le paura ho superate, della gara, ecco. Però in realtà devi lavorare ancora. Con Christian stiamo lavorando a qualcosa che darà possibilità a artisti emergenti, perché non soltanto cantanti, di esibirsi senza essere in gara, perché proprio perché siccome io ritengo che la musica, l'arte, lo spettacolo sia un modo per dar felicità al pubblico a casa e non un modo per gareggiare, non un modo per competere. Stiamo facendo dei progetti assieme, sperando che vadano in porto presto, ve ne parleremo. E in bocca al lupo. Christian De Fazio. Eccomi. E invece te, stessa domanda, a quale progetto televisivo sei più affezionato? Bellissima domanda. Sono tutti i tuoi... Dei miei... diciamo l'ultimo che stiamo facendo, almeno così siamo tutti tranquilli, che parliamo dell'ultimo, siamo a posto, okay. Che è quello che andrà in Rai. Di altro, ho lavorato diverse produzioni anche Rai, per cui l'ultimo che ho fatto mi è piaciuta molto è quella non so se avete visto, di Roberto Bolle, il sabato, quella produzione c'ero anch'io, ho lavorato anch'io. Bravo. E quella è stata una bellissima produzione, perché comunque siamo degli artisti importanti. Di spicco. Sì, importanti. Però quello che faccio io mi preferisco. Sì. Quello che stiamo decidendo con lui è un format che ci stiamo lavorando, come diceva lui, è una cosa molto fammi bella. Capire, nel senso che a volte in una discussione non si capiscono subito i progetti degli altri, difficilissimo. Sì, no? Allora ti spiego. Quindi, ecco. Adesso è una cosa ancora agli albori, per cui nulla di ancora deciso. Siccome, come diceva lui, a lui piace fare esibire, e anche a me piace fare esibire qualunque forma d'arte, che sia il comico, il cantante, il musicista, allora stiamo imbastendo un format in un teatro, in cui c'è un filo conduttore e lo vogliamo incentrare sulla comicità, però anche dei cantanti, musicisti, un po' di tutto, ecco. Quello che intendevo io, quindi tu lavori sia con altre persone e quindi appunto ti capita di frequentare questi personaggi così importanti, quelli diciamo che i progetti sono come degli altri, però tu hai la fortuna e la bravura di collaborare e poi hai dei tuoi progetti personali che insomma quelli magari sono insomma più tuoi e quindi sono... Io lavoro con in Rai e in Rai ovviamente lavoro in produzioni già esistenti o comunque non mie, per cui faccio qualcosina in alcune produzioni. Ho lavorato a Rischia Tutto, questo di Bolle, La Vita in Diretta, ci sono altre produzioni che facciamo in Rai. Poi di mio faccio insieme alle altre persone, tra cui Alessandro, delle produzioni proprie per Sky e Rai anche. Perfetto. Questo lo facciamo. Avevo capito bene allora. Okay. Allora... Ma adesso sentiamo Alessio, i bambini sono i protagonisti assoluti. Cosa canti Alessio, l'hai già detto? Ok. L'essenziale. L'essenziale, l'essenziale è molto importante. Con noi Alessio Coffetti. Si fa dura da giocare, beati loro poi, se scambiano l'offese con il bene, succede anche a noi, di far la guerra ambire e poi la pace, e nel silenzio mio, annulla ogni tuo singolo dolore per apprezzare. Non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale.
appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, io mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti taglie il respiro e la sete. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi. Coffetti, bravissimo, che grinta, sei anche molto telegenico, proprio vieni proprio bene in televisione. Poi visto che ogni tanto ti giravi verso il tuo papà nelle pause per vedere un pochino se andava d'accordo, se insomma era tutto preciso, è giusto così. Bravo, bravo, Alessio Coffetti.